presentata nella sede di Corso Garibaldi a Isernia la lista Noi Moderati, in corsa alle elezioni politiche nella coalizione di centrodestra. Riammessi alla competizione dopo il pronunciamento della Cassazione, i membri della lista hanno incontrato la cittadinanza presentando la squadra. All'incontro, insieme al segretario regionale UDC Teresio Di Pietro, tutta la compagine di candidati, Filomena Calenda e Vittorio Colarelli per il proporzionale Camera e Mimmo Izzi per il proporzionale Senato. A prendere parte all'incontro anche il candidato di centrodestra per l'uninominale della Camera, Lorenzo Cesa. Obiettivi chiari e precisi quelli di Noi Moderati. Occorre investire sulla scuola, sull'ammodernamento delle strutture, ha detto Cesa. Il segretario nazionale UDC ha ribadito che puntare sui giovani significa dare loro concrete possibilità lavorative e non solo bonus di assistenzialismo. Il reddito di cittadinanza è stata una buona idea, ma se dopo 3 anni non produce posti di lavoro, cioè chi ha avuto il reddito di cittadinanza avrebbe dovuto poi passare a una fase successiva, che era quella della fase lavorativa. Non c'è stato nulla di tutto questo. Cosa volete portare in Parlamento? In Parlamento la concretezza, determinazione e serietà, cosa che non c'è stata negli ultimi tempi, concretezza soprattutto nel dare risposte alle future generazioni, ai giovani italiani, non con chiacchiere, poche cose, ma decise, quindi investire molto sulla scuola, ricerca, innovazione, questo sì, ammodernare il nostro paese attraverso opere pubbliche che non si realizzano più da troppi anni, ma fare la manutenzione dei territori, perché tutto quello che sta avvenendo in termini ambientali è perché da troppi anni non si fa la manutenzione dei territori. Sulla linea della concretezza anche la candidata Calenda, che punta a dare risposte agli elettori ancora indecisi. L'assessore regionale non si è risparmiata nel lanciare una stoccata sull'operato dei parlamentari 5 Stelle eletti in Molise nella scorsa tornata elettorale. Io credo che abbiamo avuto 4 deputati al Parlamento del Molise che mi sembra che non abbiano fatto niente in 5 anni. Io in genere non attacco perché sono anche, diciamo, moderata, come dice bene il simbolo, però credo che in 5 anni si è avuto davvero il tempo di poter fare. Io credo che abbiano tenuto in considerazione i problemi del territorio molto poco, dove potevano veramente incidere a livello romano.